quindi il massaggio a quattro mani, in sincronia, i due operatori, dalla testa ai piedi. È un massaggio sia drenante ma anche allo stesso tempo rilassante. Poi è stato eseguito il Vishesh, che è un massaggio invece sempre a quattro mani in sincronia ma con una pressione leggermente superiore, più adatto allo sportivo, a persone che hanno la necessità anche di un drenaggio a livello del tessuto adiposo e del muscolo. L'Udvartana ha un altro massaggio che è stato fatto a Stefano, che è quello con le polveri e l'olio. Questo ha un effetto un pochino più dimagrante, un pochino disintossicante, agisce anche sul metabolismo del fegato. Poi Stefano ha ricevuto lo Shirodhara, che è questo flusso di olio tiepido sulla fronte, che ha questo effetto estremamente riequilibranti i due emisferi cerebrali, quindi una massima poi coordinazione tra mente, corpo e coscienza. Ha anche ricevuto lo Svedana, che è questa saunettina delicata, non arriva più di 39-40 gradi. Questa permette, questo calore, di radunare le tossine che sono diffuse un po' in tutto l'organismo e che si lateralizzano nel corso del tempo, quindi di riportarle nel tratto gastrointestinale, dal quale tratto vengono poi eliminate con questi delicati clisteri che vengono eseguiti. Le ciambelle che avete visto eseguire sono quelle che si chiamano Basti, la Ayurveda. In queste ciambelle viene introdotto dell'olio e vengono posizionati su quei punti marma, punti energetici di cui vi parlavo prima, che hanno anche una relazione con i chakra. Quindi tutta questa diciamo, attenzione a questi punti è dovuta al fatto che sono i punti dove può essere depositato dello stress molto più antico. Il Netra Tarpana, quindi questa applicazione di ghee, di burro chiarificato a livello dell'occhio, molto importante per la prevenzione e il mantenimento di un buon apparato visivo. Abbiamo anche degli altri trattamenti fatti con questi boli in cui sono contenute delle spezie riscaldanti. Questi boli vengono applicati con un minimo di intensità sul corpo già oliato, quindi sono successivi a quella che è stata già l'applicazione dell'olio attraverso la bianga o il Vishesh, e questa applicazione di questi boli, questo picchiettamento, favorisce lo sciogliersi delle tossine, soprattutto a livello articolare. Abbiamo anche un altro trattamento che è difficile da farvi vedere, ma ve lo descrivo in modo che ne possiate capire l'utilità e la bellezza, che si chiama Pizzicilli, che è un bagno d'olio su tutto il corpo. Quindi i tecnici hanno in mano dei tubi di gomma dal quale esce questo olio continuativamente. Un olio che viene ricaricato continuamente da un sistema di pompe. L'olio è circa a 40 gradi, quindi fa al contempo il massaggio e il riscaldamento del corpo. Quindi è un trattamento molto completo, viene chiamato il trattamento regale perché veniva diciamo applicato nell'antichità ai re, ai sovrani. È un trattamento molto piacevole, un po' come rientrare nel liquido amniotico materno, quindi dà questa esperienza di grande profondità. L'ultimo trattamento di cui vi parlo è quello che vi accennavo prima, il Nasya, è una pulizia profonda dell'apparato sopraclavicolare respiratorio, quindi si fa preceduto da un'oliazione della parte alta del corpo, una fomentazione e dei suffumigi per aprire le vie respiratorie, e poi vengono introdotte delicatamente delle gocce a livello nasale che piano piano penetrano non solo nell'apparato respiratorio, ma arrivano anche a idratare il nostro cervello. Molto importante questo punto perché ormai si è vista
altamente in crescita, si sono viste altamente in crescita tutte le malattie degenerative del cervello, dove l'effetto di queste malattie, come è stato riscontrato nella medicina moderna, è la secchezza proprio degli emisferi cerebrali. Quindi ungere gli emisferi cerebrali è molto molto importante. Quindi questo trattamento va molto bene non solo per l'apparato respiratorio, ma anche per il nostro cervello e quindi la nostra mente.